Ciao a tutti da Gentuber, si Aki e Tommy, e qui finalmente un giochino epico. Grazie a De Tony 981 che ci ha consigliato Pandemic 2. Aki allora, aveva già giocato al precedente capitolo di no, questa saga. No, non ci avevo già giocato. Ti confondi. Come? Non ci avevo già giocato, avevo giocato al 2. Ah, quindi avevi già giocato questo? Sì. Aspetta, sono andato un po' troppo velocemente. Sì. Allora, Aki ha fatto New Game e ha scelto la modalità Easy. Relax. Sì, rilassata. Perché in quella rilassata c'è praticamente i governi sono più stupidi, quindi vabbè, però spieghiamo un attimo cosa bisogna fare sì. In questo gioco. Saremo un batterio o un virus o un parassite. Che parassita, già. Avevo letto in inglese. Avevo letto in inglese. Che dovremmo infettare e uccidere tutte le persone del mondo. A parte il Madagascar, quello lì è impossibile da uccidere. Abbiamo appurato che il Madagascar sopravvive. In Madagascar, se c'è un'epidemia globale, il Madagascar sopravvive, non quindi, vi preoccupate. Tutti in Madagascar. Tutti in Madagascar, ragazzi. Ok, quindi, allora, ha scelto la modalità relax. Sì. Che praticamente i governi sono più stupidi, quindi non se ne accorgono di quello che stai facendo, finché proprio non muoiono milioni e milioni di persone. Esatto. E utilizziamo i batteri, che sono una via di mezzo tra... la velocità di evoluzione. L'unica che io non ho mai usato perché mi ha detto non è né pesce né carne. Ho detto che è schifo. Vabbè, allora facciamo. No, va bene, usa batteri. Si è invitato una via di mezzo. La chiamiamo Gentuberite. Gentuberite. Gentuberites. Perché fa molto più fa più latino. Fa più latino. Okay. Ok, tutorial normal. Perché dice... Infatti partiamo dal Brasile. Perché dal Brasile? Disease spread to Brazil. Ah, Brasile. Allora, come potete vedere, abbiamo un infetto, abbiamo la con mappa del mondo. E con i potenziamenti che troveremo qua, disease. Sfruttando questo che sarà la nostra moneta, dovremo aumentare i sintomi della nostra febbre che velocizzeranno l'espandersi della malattia, però i governi diffondersi della malattia, però i governi se ne accorgeranno prima. Le resistenze, le trasmissioni e questi qui che non ho idea di cosa siano. No, quelli sono i dati razziali di ogni tipo di... Cioè, se prendevi il virus, diceva lì che si espande molto velocemente. Ah, va bene, Però direi di aumentare subito con le resistenze, così... soprattutto sì. Con le medicine. Perfetto, non possiamo più. Già finito. Andiamo un po' avanti. Quello lì, quei tre pallini lì sotto sono... è come la velocità del gioco. Ovviamente più vai a destra, verso destra, più il gioco va veloce. Abbiamo detto che la moneta del nostro batterio sono i punti evoluzione, che si guadagnano col tempo, penso, in base alla popolazione che infetti. Non ho idea. Però so che a un certo punto non li guadagni più. Quindi, adesso noi stiamo, Yaki sta comprando tutte le varie resistenze, così possiamo diffonderci in tutto il mondo senza aver paura di estinguersi. Fra che succede anche questo. E un consiglio che però vi possiamo dare è di non aumentare subito i sintomi, perché... Cioè, no, comincerete a... Cioè, è divertente, perché magari vedete subito le persone che muoiono, cioè, vedete le popolazioni che vengono distrutte così. Però i governi se ne accorgono anche in modalità relax molto facilmente, e allora chiudono i porti così e voi non riuscite più a espandervi nel resto del mondo, cioè il gioco finisce, ecco. Esatto. Allora, spiega intanto i puntini, abbiamo gli aeroporti, come potete ben vedere. I porti. Gli acquedotti. Gli acquedotti e gli ospedali. Inoltre, se noi andiamo su World... Tirerà tutte le varie statistiche. Quando tirare i pugni e cose. Qui dire, ci sarà scritto se i governi stanno organizzando, stanno cercando un vaccino per la nostra epidemia e quanti giorni anche ci rimarrà. Cioè, mancano prima che riusciranno a completarla. E anche il numero di ospedali ancora attivi. Esatto. Noi intanto vediamo che ci siamo infettati. Abbiamo infettato il Perù, l'Argentina, il Brasile e l'Est Europa. Ottimo. Quindi aumentiamo l'ultima stranga, riga, colonna delle resistenze. L'hai detto tu. E ora, sì. E anche le e la trasmissione. No, sì, ma scegliere solo una, altrimenti è troppo ovvia. Beh, direi che se vogliamo provare a infettare il Madagascar, dobbiamo... Via aerea? No. Navale? Sì, navale. Sì, però... No, ma tanto via waterborne... I rodenti, che sono... I roditori, se ne caso. I rodenti! I rodenti! Ok. Vada per i rodenti. Poi, se voi volete leggere, qui, vabbè, il gioco in inglese, ma è facilmente comprensibile, c'è anche una descrizione per ogni cosa. Sì. L'effetto però non è la cosa che è importante. Nelle navi ci sono i roditori. Vai, proviamo. Proviamo.
vediamo un po' se riusciamo a diffonderci un po' più, di più, ecco. L'importante è arrivare più o meno in tutti i posti. Ah sì, cioè, arriverete, ecco, guardate. Cazzo, no, è già troppo visibile così. Qua c'è già abbastanza popolazione infetta. Quando però, fai vedere quella schermata di prima. Come vedete, abbiamo la popolazione sana, healthy, quelli infetti, quelli ancora vivi e quelli morti. Di morti ancora nessuno. E questa cosa è anche voluta perché, insomma, se cominciassero a morire, se ne accorgerebbero troppo presto. E cosa è successo? Mi sa che hanno iniziato a chiudere. Ah no, a studiare un coso. C'è scritto il governo degli Stati Uniti. Ah no, no. Hanno chiuso dei porti. Sì, hanno chiuso i porti. Gli Stati Uniti hanno chiuso il porto perché per non diffondere la cosa. Bene. Diffondiamoci anche con l'acqua, quindi. Così. Vaccino, il governo. Ecco. Non ti preoccupare, perché tanto man mano che infetti gli ospedali, il tempo che ci mettono per farlo aumenta. E poi tipo sono una cosa come 300 giorni. Allora, lì praticamente sono rossi, quindi non c'è più nessuno di sano. Adesso appena vediamo che tutto il nostro mondo si sta tingendo di rosso, possiamo iniziare a aumentare i sintomi. Adesso non ancora, ma diffonditi anche con l'aria. Posso farlo con tutto, quindi. A posto. Aspettiamo ancora un pochino perché dobbiamo arrivare in Madagascar, ragazzi. Voi dovete credere, il Madagascar è forte, è inespugnabile. Arrivederci a una prossima puntata di Giochini Epici con Gentù Bersiacchi e Tommy. Cos'è? Perché? No, voglio conquistare il Madagascar, chiudono subito il porto. Sono dei cagasotto. Cagasotto, non si... Ecco, direi che possiamo iniziare a montare. Ok, basta, è il momento di ucciderli. No, aspetta, mettiamo... febbre, mettiamo la febbre. No, a me, fai velocemente. Vomito, il vomito, ok. Non hai punti evoluzione. Però sono già 6 minuti che stai registrando. Ok, direi che vomito. Vai. Ammazziamo tutti e sblocchiamo la terza riga di potenziamenti. Secondo. Tieni sempre al terzo. Altra la velocità. Tanto guarda, muoio tutti. Iniziamo a deve essere più cattiva sta cosa, perché ci sono 240 giorni rimanenti. Aia, non abbiamo ucciso nessuno. Ci sono ancora 16 ospedali. Ok. Questa è la tosse. No, tosse non uccide. Febbre uccide. No, no, c'è la terza riga, è più divertente. C'è tipo la follia, ti fanno... Sì, la dementia. La dementia. Come siamo sadici. Guardalo! E anche qualcun altro, anche là, è rimasto. Il Giappone. Ah, mi sa che anche il Giappone ci è sfuggito. Mi sa che il Giappone c'ha anche l'ospedale aperto, porca. Maledetti. Una volta mi è sfuggita la Groenlandia. Vabbè. Se sta morendo qualcuno... No, ma non è nessun sintomo, non riesci a uccidere. Oh, ammettiamo un po' di febbre. Metti la febbre. Non posso, costa 5. Dai, ancora uno. Dai. Aspetta, facciamo un altro episodio. Va bene, faremo il secondo episodio di Pandemic. Aspettate il secondo episodio di Pandemic. Se volete vedere se i Gentubers riescono a distruggere l'intera popolazione globale, aspettate il secondo episodio di Pandemic. Intanto mettete mi piace, commentate e iscrivetevi. Ciao. Ciao ragazzi.